Ringraziamo la Regione Puglia che ha fortemente promosso questa grande iniziativa per quanto concerne l'accensione delle luminarie artistiche a cura della ditta. Un fortissimo applauso. Siamo con l'avvocato Dario Iaia, sindaco di Sava. Beh, un modo, sindaco, per fare arte, perché queste realizzazioni sono artistiche, sono luminarie artistiche, un modo per fare aggregazione e per far promuovere e per promuovere il territorio. Beh, penso che lei da primo cittadino sia ampiamente orgoglioso. Ma assolutamente sì, io sono felice di questa serata, in questa serata, e ringrazio Nuova Elettroluminaria di Beatrice Fabrizio, di Angelo Fabrizio, per aver voluto scegliere il Comune di Sava come partner di questo progetto, e la Regione Puglia per aver voluto finanziare questa iniziativa. Diceva benissimo, è un'iniziativa artistica che andrà avanti dal 15 settembre al 15 di ottobre. Piazza San Giovanni è più bella, più luminosa, colorata, per cui siamo veramente contenti di questo, soprattutto dopo un anno e mezzo di pandemia questi segnali di ripresa comunque sono molto importanti per i cittadini. Sindaco Dario Iaia, prego sindaco, prego. Grazie Simona, grazie a tutti, intanto benvenuti in questa bellissima, lo ripetiamo, piazza San Giovanni. Ci sono un po' di ringraziamenti da fare, alcuni li ha già fatti Simona. Intanto grazie all'azienda Nuova Elettroluminarie di Angelo e Beatrice Fabrizio per l'eccezionale lavoro che è stato svolto. Noi l'abbiamo seguito quotidianamente, così come i tanti savesi in questi mesi, no? Avete lavorato veramente tanto, in giornate molto calde, e veramente complimenti Beatrice a tutti i tuoi dipendenti, perché hanno fatto un grande lavoro con uno spirito anche allegro nonostante la difficoltà, insomma la pesantezza del lavoro. Complimenti per il bellissimo disegno e per la bellissima realizzazione. Io non voglio spendere parole in più riguardo il mio paese che noi amiamo, però devo dire che Beatrice forse qualcosa in più a Sava quest'anno l'abbiamo fatta rispetto agli altri comuni. Quindi e grazie, facciamo veramente sindaco, un fortissimo applauso per questa, è sempre presente la nostra Beatrice, è vero, per questa bellissima opera. Ne parlavamo prima con Giuseppe, non so quante lampade, adesso quante migliaia e migliaia di lampade, ecco, migliaia e migliaia di lampade, sindaco, anche, e quindi avremo modo veramente di apprezzare nel momento in cui accenderemo questa bellissima galleria. Ringrazio tutta l'amministrazione chiaramente per la collaborazione che ha prestato per la realizzazione di quest'opera, in particolare l'assessore Verdiana Toma, che è il nostro assessore allo spettacolo, e l'architetto Fischetti, tutti gli uffici che si sono occupati, il nostro presidente del Consiglio Comunale Pasquale Calasso, che è sempre presente. Ringrazio altresì il comitato San Giovanni guidato da Don Fernando, Giuseppe, tutti gli amici del comitato, e i quali sono stati partner in quest'opera. È inutile dire e sottolineare quello che il comitato ha fatto in questi anni. Ha veramente rilanciato non solo la festa di San Giovanni, ponendosi sempre degli obiettivi più importanti, hanno sempre messo l'asticella un po' più in alto. Negli ultimi due anni purtroppo, no, Don Fernando, Giuseppe, siamo stati un po' fermi, Raffaele, siamo tutti gli altri amici, Ivan, e speriamo quest'anno di poterla, nel prossimo anno di poter lavorare per realizzare una grande festa di San Giovanni, perché veramente l'amiamo tutti e loro l'amano in maniera particolare. E questo progetto rientra appunto negli obiettivi che il comitato ha, e per cui noi siamo felici, peraltro li abbiamo visti sempre presenti, quindi è un'associazione che non si basa sulle parole ma sui fatti, quindi loro erano qui sul cantiere presenti all'una e mezza, alle due, quando noi andiamo via, Giuseppe insieme agli altri amici erano qui a vigilare, a collaborare, a scherzare, anche perché è bellissimo il clima che si crea tra l'azienda ed il comitato. Ringrazio la Regione Puglia per aver voluto effettuare questo investimento, che è un investimento a sostegno
delle aziende che da un anno e mezzo, aziende luminarie bellissime, importanti, soprattutto quelle del Salento, che hanno patito con i loro dipendenti la crisi da Covid insieme a tante altre aziende, per cui quando Verdiana, Beatrice ci hanno rappresentato la possibilità di essere partner di questo bellissimo progetto, abbiamo aderito immediatamente. Ecco, io amo molto girare, amo molto viaggiare e apprezzo che Sava si pone sulla stessa lunghezza di onda di altri comuni del nord, del centro, del sud, che attraverso queste iniziative fanno crescere il territorio. Questo anche per rispondere, ma non è il momento, a certe polemiche di basso livello. Ogni strumento è idoneo a far crescere il territorio e delle luminarie artistiche lo sono senza se e senza ma. Ma assolutamente, il Salento ha delle ricchezze incredibili, Sava è all'interno dell'Alto Salento e quindi veramente vogliamo rappresentare una parte importante di questo Salento. Puntiamo ad un turismo soft, non un turismo di massa, ma un turismo particolare che abbia voglia di vivere una realtà più tranquilla, più serena, con le nostre campagne, i nostri vigneti, i nostri uliveti. Noi come amministrazione abbiamo sempre puntato sullo spettacolo e sulla cultura. E queste luminarie rappresentano sia lo spettacolo che la cultura, è una forma imprenditoriale, ma è una forma veramente di cultura che caratterizza il nostro territorio, per cui sono convinto che i turisti, anche stranieri che ancora sono presenti nel nostro territorio e che si stanno godendo queste bellissime giornate con oltre 30 gradi al mare, apprezzeranno questo intervento fatto in Piazza San Giovanni. Volevo semplicemente ringraziare tutti, ringraziare ovviamente Beatrice, Ronzino, Angelo, la squadra, l'intera squadra. Sono persone, grandi lavoratori, grandi professionisti. Come diceva il sindaco, noi vogliamo vivere in una comunità che si migliora, in una comunità bella che ricerca il bello. Quindi questa struttura, questa splendida, insomma ora la vedremo, opera posta sulla nostra piazza, ci ricorda questo. Non voglio rubare altro tempo se non appunto ringraziare, come già è stato fatto abbondantemente, il comitato, lo sponsor Zona Notte e i colleghi dell'amministrazione. Sì. E lasciare subito insomma, certo, la parola alle luci. Grazie assessore, è stata veramente chiara nel vero senso della parola e noi la vogliamo omaggiare. Grazie, onore alle donne, grazie mille. Grazie che lei crede dello spettacolo, la musica e quant'altro. Grazie assessore. Siamo con l'assessore alla cultura e allo spettacolo del comune di Sava, la dottoressa Verdiana Toma. Beh, una iniziativa che esalta la bellezza, che promuove il territorio e che fa riflettere tanto sull'impegno, sul sacrificio, sulla passione, sulla professionalità di chi ha realizzato questa che è un'opera d'arte a tutti gli effetti. Questo disegno luminoso rende Sava e renderà Sava per il prossimo mese ancora più bella. Ci piace circondare la nostra comunità ed immergerla in ciò che la può valorizzare. Questa struttura, insomma, è il prodotto di una forte sinergia tra la regione, la grande insomma, azienda e disponibile azienda Nuove Elettroluminarie di San Donaci, l'amministrazione comunale e infine ma non per ultimo il Comitato San Giovanni che insomma ha avuto in questa circostanza anche un ruolo veramente importante. Quindi come dire, ci prospettiamo a conclusione dell'estate verso un inverno speriamo insomma migliore di quello appena passato e lo facciamo con veramente un occhio colorato, luminoso. La Nuova Elettroluminarie nasce da molti anni fa dal titolare Angelo Fabrizio
da quanto lavoro, diciamo, e pazienza c'ha per questo lavoro. E, lasciato dal papà e Giacinto da tanti anni fa, intorno agli anni 60, lui si è sempre dedicato ai disegni e a quant'altro. Poi pian piano con gli anni mi sono inserita un pochettino io, ma ancora c'è da imparare tantissimo altro ancora, perché questo lavoro impiega tanto, ma tanta pazienza e tanto impegno in tutti i sensi. Abbiamo voluto realizzare questo progetto insieme alla Regione e il Comune di Sava, soprattutto col sindaco e l'assessore Verdiana Toma. E anche a me è piaciuta molto questa piazza, anche perché Sava vedo che come luminari ogni volta che facciamo la festa di San Giovanni siete molto, molto contenti, molto entusiasti per la festa, e quindi ci date tanta carica e tanto calore anche a noi. Certo. Abbiamo cercato di dare il massimo su Sava, spero che sia un progetto molto ben accettato da parte voi. Questa meravigliosa realizzazione artistica, lo sottolineo, è arte, le luminarie sono arte, è stata realizzata dalla nuova elettroluminarie di Angelo e Beatrice Fabrizio. Una passione, un modo di fare impresa che è certamente passione, che è certamente promozione del territorio, e ho al mio fianco, come dire, il capostipite, il signor Angelo, e la figliola, la signora Beatrice. Tanti anni di onorato servizio, tanti comuni illuminati e allietati dalla gioia delle vostre luminarie. Beh, comunque sono soddisfazioni, poi nell'arco della vita si possono sempre ricompensare un domani, voglio dire, perché bisogna avere veramente idee chiare, passione e quindi e amore del, per quanto concerne le luminarie, altrimenti no. Beatrice Fabrizio, una tradizione familiare che si tramanda di padre in figlio. Siete sempre attenti alle realtà del nostro Salento, e un occhio particolare per Sava. Sava è una cittadina, apprezza molto quello che noi facciamo, e sinceramente noi diamo anche il massimo di noi stessi come lavoro e come tutto, insomma. Io da bambina comunque sono nata in quest'arte delle luminarie, e c'era il nonno ancora quando lui faceva le luminarie, poi è passato papà, adesso sto piano piano incominciando a camminare anche io. Sava, provincia di Taranto. E le facciamo un fortissimo applauso, perché voi, caro pubblico, credete nella vostra Sava, quindi ci va veramente un fortissimo applauso, un super extra megarci applauso a Sava. Andiamo ad omaggiare la nostra grande Beatrice. Beatrice, vieni qua, ti vogliamo omaggiare, grazie per quello che fai per noi. Sava veramente ti è riconoscente e lo avverte nel vero senso della parola. E ti omaggiamo, Beatrice, grazie. Un fortissimo applauso alla nostra Beatrice, grazie. Certamente è un modo per gioire, per stare tutti quanti insieme, ma non dobbiamo dimenticare il grande impegno, l'abnegazione, il sacrificio di tanti dipendenti, perché come impresa date lavoro, davvero hanno dato il massimo, quindi un plauso a tutto lo staff, anche a chi ovviamente ora in questo momento non appare in video, ma se abbiamo quest'opera artistica lo si deve a tanti dipendenti, un po' come tutte queste lampadine, il lavoro di ognuno, tante gocce d'acqua formano l'oceano. Sì, certo, ci sono, al momento abbiamo circa 10 dipendenti, purtroppo per la pandemia abbiamo dovuto dimezzare un po' la situazione. Dobbiamo dire grazie alla Regione Puglia, al Teatro Pubblico Pugliese, che ci hanno aiutato, diciamo, a fare questi lavori, insomma, e quindi abbiamo messo di nuovo in moto la macchina, diciamo, e tutti quanti i dipendenti danno anima e cuore per questo lavoro, insomma. Ecco. Buonasera. Buonasera. Io vorrei dire solo questo. Sì. Fermiamoci un attimo,
sia per contemplare la bellezza anche di quello che sa fare l'uomo, e dietro anche a questa bellezza ricordiamoci anche il sudore e il lavoro di tante persone. Certo. E io sto qui vicino alla Chiesa Madre e per 2 settimane ho visto salire e scendere dalle scale circa una decina certo, di operai, e davvero anche questo è bello ricordare davvero, ecco, quanti no hanno contribuito, ecco, proprio con il loro sudore, il loro lavoro, ad apprezzare questa bellezza che tra poco ammireremo. E diciamo insieme, ecco, questa piccola preghiera. Lodiamo sempre il Signore che ha fatto bene tutte le cose. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie, buonasera. Don Fernando Mancino, presidente del Comitato San Giovanni, delle luminarie che inneggiano alla luce del Signore, alla luce che deve illuminare ognuno di noi. Lei nel suo intervento ha fatto riferimento anche all'impegno, al sacrificio di chi ha realizzato questa realtà che davvero ci abbaglia di emozioni dopo tanto patire dovuto al Covid. Un po' di luce ci vuole. Speriamo che questa luce continui ancora, perché abbiamo bisogno della festa, non tanto soltanto della festa così patronale, ma di vivere la festa anche a livello... La festa dell'animo. La festa, sì, perché è quella che ci mette nel riposo e ci mette nella capacità di relazionarci con gli altri, di stare tutti in compagnia. È un momento forte di aggregazione, anche quei risvolti economici, di turismo, eccetera. Promozione del territorio. Il Comitato San Giovanni è sempre vicino, partecipe alle realtà del territorio. Certamente, certamente. C'è tutto il giugno savese, perché la festa di San Giovanni è il 24 giugno, ma è tutto il giugno savese dove sono tante, tante manifestazioni proprio per evidenziare ciò che il territorio riesce a dare. Termina qui questo Polifemo Eventi dedicato alla inaugurazione delle luminarie artistiche a Sava. Che dire, ci congediamo con una poesia, seppur brevissima, sono appena poche parole, di Giuseppe Ungaretti, "Mi illumino d'immenso". È proprio il caso di dire, vedendo queste luminarie.